firmare degli accordi che non sono graditi a questi lavoratori. È un mese che facciamo il presidio davanti alla fabbrica, non si sono mai visti. Chiediamo a questi signori di venire qui e spiegarci che cosa ne pensano, se sono veramente convinti che con la loro politica stanno facendo il bene dei lavoratori. Perché vedete, in questo paese tutti, politici, sindacalisti, persino i padroni, si stanno pronunciando in favore dei lavoratori. Tutti dicono che vogliono il bene dei lavoratori. E come mai i lavoratori invece non stanno per niente bene? E come mai i lavoratori invece continuano a subire la cassa integrazione? E come mai i lavoratori continuano a subire licenziamenti ingiusti e discriminatori? E come mai la Fiat usa la cassa integrazione, e cioè un ammortizzatore sociale che è pagato dai lavoratori stessi, per discriminare i lavoratori? Voi della CISL lo sapete che a Mirafiori c'è gente che non lavora mai? C'è qualcuno che lavoricchia ogni tanto, ma ci sono i lavoratori che restano fuori dalla fabbrica perché sono poco graditi alla direzione di questa azienda. Voi lo sapete? La domanda è questa. Non è il caso di lanciare accuse. Allora, ovviamente non siamo venuti qua per dare l'assalto alla sede della CISL, ce ne guardiamo bene. La cosa triste però è vedere che una sede che dovrebbe rappresentare i lavoratori viene in qualche modo difesa dalla polizia. Vuol dire che qualche problema c'è. Vogliamo dire ai compagnucci della FIM che i lavoratori sono incazzati, i lavoratori sono incazzati per l'accordo di merda che avete firmato, questo deve essere chiaro. Continuate a farvi prendere a pesci in faccia da Marchionne e questo ancora non l'avete capito, quindi è ora di finirla di fare accordi sulla pelle dei lavoratori. Guardate che voi siete tranquillamente al caldo nelle sedi. Bene, noi non siamo disposti a farci buttare fuori dall'azienda. Sappiate bene che i lavoratori sono incazzati, questo lo dovete sapere bene. Oggi siamo venuti qui in modo pacifico, però attenzione, attenzione, questa non è una minaccia. Però vi invito a riflettere, sappiate che i lavoratori ne hanno le palle piene.